Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Bring the action. Meravigliosamente, incredibilmente, Carlo Lazzotti, ancora una volta. Buongiorno caro Flavio, buongiorno. Tutti gli ascoltatori. Buongiorno Carlo, e ieri insomma... Chiedo scusa in anticipo per la voce. Perché? Splendido. Non c'è. Io lo sento fino a questo momento, per i primi 3 secondi ha resistito, poco importa che manca ancora 20 minuti di collegamento, dai. Ma forse anche di più, no? Dicevo, la notizia di cronaca del giorno ha evidentemente sconvolto anche in parte il vostro lavoro, sì. E con prontezza però nell'edizione di oggi, ne dico oggi di TS, troviamo, ed anche con un taglio basso splendido in prima pagina, evidenziato un box in realtà è tutto il taglio basso, non è un box, tutto il taglio basso evidenziato in giallo, la foto di Josef Ratzinger, eccolo qua il titolo: le dimissioni di Papa Benedetto XVI dopo la sorprendente decisione di Ratzinger, già disponibili le quote per il successore. Non so perché questa cosa fa sorridere, però nella lista dei papabili è favorito nettissimo il 62enne cardinale ghanese Peter Turkson, che è il famoso Papa Nero di cui si parla? Sì. Sì? Lui o anche il nigeriano Arinze, che però di anni poi ne ha 81. Attenzione. Che era stato già cadeggiato nel dopo Wojtyla, e che oggi forse è un po' anziano. Quanto è dato Turkson? Turkson da alcuni è dato a 2 addirittura, e da altri inglesi è dato a 5, come quota massima però. Pazzesco. Per cui la sua quota oscilla dal 2 al 5. Pazzesco. Se possiamo giusto spendere un paio di minuti per questa, che poi in realtà è una notizia devi epocale. Io te l'avrei chiesto, quindi comunque te l'avrei chiesto anche più di 2 minuti di queste settimane, perché tra l'altro è una notizia che sarà in grado di oscurare anche cose più le cose più importanti del nostro paese, tipo la crisi economica oppure il dibattito elettorale in corso, perché avrà risvolti ovviamente, come potete immaginare. Roma sarà protagonista da qua al prossimo Roma mese e mezzo. Roma sarà protagonista già a breve, ma poi dal 28 alle 20.01 in poi, voi capite bene che si sarà in clima già di conclave, quindi sì. Le cose saranno quanto mai affannose, perché il tempo è poco. Io credo che sia un momento davvero epocale per la Chiesa Cattolica, perché credo che magari la portata di quanto è avvenuto, che è sconvolgente perché non avveniva da 7 secoli, si capirà solamente in futuro, e spero che ci sia una scelta nel senso di andare a prendere, se mai ce ne fosse, ma forse ce ne saranno, un altro Wojtyla in giro per il mondo, perché credo che di questo abbia bisogno la Chiesa Cattolica. Un giramondo, una personalità che sappia anche spostarsi. Ma più che un giramondo, un uomo carismatico. Carismatico. Ecco. Serve un uomo che sappia comunicare verticalmente. Lavoratore. Alla popolazione mondiale, serve un uomo che anche soltanto con i gesti, con le espressioni facciali, abbia la capacità di incidere nelle menti degli uomini. In questo, tra tutti quanti i candidati che poi elenchiamo noi, ce n'è uno che secondo me che è il... Sarebbe perfetto, perché chi è il cardinale Oscar Maradiaga di Tegucigalpa, ed è quello che già anche lui nel dopo Wojtyla era considerato uno degli uomini più probabili a salire al soglio pontificio, e non ha avuto questa possibilità perché è stato eletto Ratzinger. Una cosa che mi preme invece dire di quanto è avvenuto ieri, ed è una riflessione che voglio fare insieme a te, caro Flavio. Sì. Perché so che sei comunque sensibile ad argomenti di questo genere. Come no, assolutamente. Io sono più sensibile, diciamo, proprio alla parte metafisica della vicenda. Insomma, la Chiesa, poi ne riconosco proprio i limiti per il fatto che è umano. Proprio vorrei prego. Proprio far riflettere te e tutti i nostri ascoltatori. Come no. Sul fatto che le sfide di oggi, lo sappiamo perfettamente, sono straordinarie, perché il mondo sta cambiando con una rapidità impressionante. Il Papa sale su Twitter, sì. Al di là del fatto che ovviamente è stata una cosa abbastanza imposta, perché Josef Ratzinger non ha molta dimestichezza con la tecnologia, quindi comunque sia nel momento in cui lui sale su Twitter sappiamo perfettamente che non è lui. Faccio fatica, esatto, a credere che lui abbia preso in mano uno smartphone e si sia messo, che decide di fare una cosa, esatto. Che tanto poi si rivela un boomerang, come sappiamo, per quello che poi viene scritto, per quello, esatto, che poi finisce sui social network, eccetera. Ma nel momento in cui il mondo cambia così rapidamente, nel momento in cui ad esempio tante missioni cattoliche sono minacciate all'estero, soprattutto in Africa, dal fondamentalismo islamico e quindi da pericoli globali, ma anche dal semplice sorpasso, se vogliamo, di altre fedi a livello proprio planetario, io credo che la cosa più
devastante per la Chiesa Cattolica ieri, al di là del gesto, che di per sé è ancora scioccante, è stato scioccante, basta guardare i siti di tutto il mondo, è stato il fatto che nessun abitante del pianeta, o pochissimi abitanti del pianeta, o una frazione minima degli abitanti del pianeta, fosse in grado di capire in diretta le parole di Joseph Ratzinger pronunciate in latino. Ah beh, certo, dice proprio dal punto quella di vista pratico. Quella è la testimonianza di quanto questa chiesa possa essere lontana dagli abitanti del pianeta Terra in questo momento. Perché è vero che si è scelto la lingua sempre eterna dei nostri padri, in realtà però per quanto riguarda noi oggi che abitiamo nel 2013 è la lingua sempre morta dei nostri padri. E noi che siamo in Italia abbiamo forse una facoltà maggiore. Immaginate quelli che sono in America Latina o in Africa o in Asia, quanta difficoltà magari in diretta potevano avere nel capire le parole di questo personaggio, chiaramente per forza mediate. Ancora più grave questo discorso, no, più grave, nel senso ancora più importante, ti dico, perché proprio, non so, una delle forze che portò poi lo Spirito Santo agli apostoli, questo si legge nelle scritture, era proprio la capacità di parlare praticamente tutte le lingue. Cioè loro con questo almeno quello che si scrive, furono immediatamente preparati e pronti per parlare tutte le lingue, quindi per raggiungere appunto più persone possibile, per raccontare la storia, per andare incontro, insomma, questa era proprio la forza di andare incontro. Invece in questo caso, fatto bene a sottolinearlo, cioè il latino sei tu che devi andare a studiare una lingua che peraltro non è neanche di uso corrente per avvicinarti, e quindi è un'osservazione giusta. È quello che mi preme di più, proprio il fatto che possa essere eletto al Soglio Pontificio un personaggio che invece abbia la capacità di parlare a tutto il mondo, di farsi capire istantaneamente come faceva Giovanni Paolo II, che non soltanto era un uomo di cultura straordinaria in grado di parlare più e più lingue, ma era un personaggio che non usava il latino, perché è stato reintrodotto poi in maniera così quasi maniacale da Joseph Ratzinger in tutta quanta la liturgia e nei suoi documenti, nelle sue apparizioni ufficiali addirittura in alcuni casi, sì. Ma che abbia proprio la capacità di parlare a tutto il mondo. E siccome la Chiesa Cattolica comunque, volente o nolente, è originaria di questo continente, cioè del continente europeo, e si è sviluppata maggiormente in America Latina oltre che in Europa, io credo che il futuro Papa debba essere proprio espressione o dell'Europa o dell'America Latina, ma che sia un Papa aperto proprio a tutto il pianeta, in grado di farsi capire. Ecco perché caldeggerei proprio Oscar Maradiaga, arcivescovo cattolico. Niente da dire. Poi ieri si è ironizzato molto anche su Twitter, no? È stato accomunato la vicenda vaticana con le vicende giallorosse. In realtà noi abbiamo parlato adesso con Paolo Rodari, che è il famoso vaticanista del Foglio, che ci ha detto che ci sono stati dei problemi di squadra, cioè Ratzinger ha avuto anche difficoltà nel fare una squadra, quindi c'è gente che per esempio gli ha remato contro, ed è verità. Infatti, esatto, quindi non so, ieri per esempio ho letto dei tweet molto divertenti, non ha retto alle pressioni della piazza San Pietro, non so, anche Gnocchi oggi. Ma è anche vero che ad esempio... Però questa, è così. Questa è la ragione, è caro Flavio, per la quale nel conclave difficilmente uscirà un Papa italiano. Sia perché ovviamente ormai c'è una componente sempre maggiore di cardinali non italiani all'interno del conclave, anche se poi più o meno una sessantina circa sono comunque italiani, rappresentano la metà esatta, ma in realtà quella componente italiana è spaccata tra la componente della Segreteria di Stato, la componente della CEI, quindi sono due fazioni che non difficilmente si metteranno d'accordo e che fanno gioco forza convergere poi i voti su altri personaggi che chiaramente sono europei o sudamericani o addirittura, come si vocifera, appunto africani. Da seguire ovviamente, noi giorno dopo giorno, quando vorrai ne potrai parlare, Carlo, saremo qua nel consueto spazio che poi ci ritagliamo. Beh, in epoca conclave che ne parleremo ovviamente, come perché no, poi come Joseph no. Ratzinger è stato eletto alla quarta fumata, quindi magari ci saranno quei 2-3 giorni di tempo proprio per cominciare proprio a fare pronostici stretti. Come no, assolutamente, poi per Pasqua insomma dovrà essere eletto, dovremmo avere insomma un Papa entro marzo sicuramente. 9:47, piccolo break, e poi parliamo di calcio con il titolo poi di TS che dà il là a quella che sarà una bella serata di Champions League.